Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Benvenute e benvenuti, sorelle e fratelli carissimi. All'ascolto di queste riflessioni, che davvero con molta gioia, ma anche molto umilmente vi propongo, anche grazie a questo invito da parte di Teledeon a offrirvi appunto questa, meditazione omiletica sui brani della parola di Dio di queste domeniche della Pasqua. Grazie anche per la vostra disponibilità, per il vostro ascolto. Siamo dunque oggi alla seconda domenica di Pasqua. Una volta era chiamata domenica in albis. Perché in albis? Era la domenica in cui coloro che erano stati battezzati nella notte di Pasqua, i battistieri erano proprio delle vere e proprie vasche di acqua in cui scendevano i catecumeni per farsi battezzare. E una volta usciti dall'acqua indossavano una veste bianca che portavano appunto nella settimana e che poi deponevano oggi, appunto domenica, in albis. Si è perso un po' ovviamente questo ricordo di questa domenica come domenica in albis, perché dal 1992 e poi il 30 aprile del 2000 il Santo Padre, San Giovanni Paolo II, volle che questa domenica, anche riflettendo, ripensando alla colletta iniziale, alla preghiera iniziale di questa domenica, in cui si parla della misericordia di Dio, cioè
La risurrezione del Signore ha portato a noi il dono della misericordia di Dio in Cristo Gesù. E dunque lui promosse questa domenica come domenica della divina misericordia. E dunque, come sempre, una prima riflessione la facciamo sulla parola di Dio che abbiamo ascoltato in questa domenica. Una bellissima, bellissimi brani della Sacra Scrittura. Il primo tratto dagli Atti degli Apostoli. I primi cristiani, i primi credenti, ci raccontano gli Atti degli Apostoli assidui all'ascolto della parola, alla frazione del pane, quindi alla celebrazione eucaristica. Ma poi è bello quello che viene raccontato dopo. Immaginiamo, no? Anche noi siamo venuti oggi ad ascoltare la parola e la frazione del pane. E poi uscendo come i primi cristiani, il loro primo gesto era quello di condividere i loro beni con i più poveri, nella comunità. Perché nelle comunità non ci fossero bisognosi, non si fosse costretti a tendere la mano. Ecco, questa è una bellissima visione, ma anche un programma che ancora oggi chiama la Chiesa, noi tutti, in forza di questa Pasqua del Signore, ad essere Chiesa e comunità, sempre più assidue all'ascolto della parola, sempre più gioiose nello spezzare il pane e soprattutto poi anche generosissime in quella che è la condivisione attraverso la carità di noi stessi con gli altri nostri fratelli e sorelle. E anche oggi è nuovamente esploso nella liturgia, il Salmo 117, questa fedeltà di Dio, questa fedeltà dell'amore di Dio a noi. E questo davvero risorgere, trovare in noi la forza di risorgere, di ritrovare ogni giorno la forza di cambiare un po' noi stessi e quindi aiutare a cambiare un po' tutto quello che è intorno a noi. È una bella missione questa, come comunità dei credenti. E abbiamo ancora l'Apostolo Pietro, anche lui in queste domeniche viene presentato come l'Apostolo a cui Gesù ha affidato la sua Chiesa, no? Che va nelle piazze, lungo le strade e ancora annuncia che quel Gesù che voi avete visto in croce, lui è risorto. E quindi anche la nostra fede può essere una fede anche provata. Le prove che affrontiamo ogni giorno e che qualche volta possono mettere anche, come dire, un po' in crisi il nostro affidarci al Signore. E lui dice no, dobbiamo credere nella grazia di Dio che rende questa fede nostra fortissima e che ci fa anche subito alzare lo sguardo nella attesa del Signore che verrà. Ancora non è visibile a noi questo avvenimento, verrà un giorno, alla fine dei tempi. L'Apostolo Pietro ci dice non guardate solo le cose visibili, abbiate anche il coraggio di guardare l'invisibile, ciò che è invisibile ma che si renderà manifesto agli occhi della fede. E infine il brano del Vangelo di Giovanni, capitolo 20, l'incontro di Gesù risorto con i suoi apostoli nel cenacolo. Pace a voi, e l'annuncio, ecco, della misericordia, del perdono che
Gli apostoli sono invitati a portare ai propri fratelli con l'autorità che Cristo dona loro. E dunque noi siamo ancora una volta a ripensare appunto a questo dono che il Signore anche oggi ripete a noi: pace a voi, andate e annunciate l'amore di Dio, Lui il risorto, Lui che ha sopportato questa passione e con i segni della passione vive immortale, vivente, risorto in mezzo a noi. Ma poi, come ben tutti conoscete, questa gioia provata dagli apostoli nell'incontrare il risorto viene comunicata ad uno che è assente, l'apostolo Tommaso, il quale si mostra un po' scettico di fronte ai suoi amici. Se io non tocco, non metto le mani, le mie dita nel posto dei chiodi, delle ferite della passione, io non crederò. Ecco, e 8 giorni dopo, la domenica, ecco il significato di questo bellissimo giorno in cui noi cristiani ci riuniamo intorno all'Eucaristia. Tommaso, metti qui, metti le tue dita nelle piaghe, credi, credi. Tu sei beato, felice, perché hai visto e hai creduto. E poi Gesù dà quella lode: beati quelli che non vedono e credono. Ecco, è una beatitudine che noi sentiamo proprio nostra oggi. Quando noi appunto parliamo e professiamo la fede nelle cose visibili e invisibili. Ecco allora, questo Gesù risorto che cammina insieme con noi, ci accompagna. Lui che, ed in Lui abbiamo trovato la nostra redenzione, la nostra liberazione, e quel sangue che ci ha ripuliti, ecco, interiormente. E ancora una volta torna questa visione del battistero, della luce della Pasqua. E allora credo che questo sarà il nostro cammino oggi. Ancora una volta si chiude con questa domenica la cosiddetta ottava di Pasqua, come se fosse stato ogni giorno dalla domenica scorsa 9 aprile ad oggi sempre Pasqua. Ed è bello essere congedati da quella espressione che aggiunge: la messa è finita, andate in pace, alleluia, alleluia. E così, sorelle e fratelli carissimi, anche noi oggi riceveremo questo annuncio di andare in pace. La messa è finita, la celebrazione, ma comincia la celebrazione dell'Eucaristia nella vita di ogni giorno. E ancora concludiamo con queste parole bellissime: alleluia, alleluia. Buona domenica della misericordia. Preghiamo. Signore Dio nostro, che nella tua grande misericordia ci hai rigenerati a una speranza viva, accresci in noi la fede nel Cristo risorto, perché credendo in Lui abbiamo la vita nel Suo nome. Amen.